Sai, qui oggi ribellarsi all'ordine costituito è molto più pericoloso che allora, in quanto non c'è una struttura pubblica che è incaricata di farti bere l'olio d'ricino se tu non obbedisci, ma c'è una struttura invisibile, privatizzata, si è privatizzata persino la repressione, dove il tuo vicino ti guarda con occhio scandalizzato se tu fai un gesto di libertà qualsiasi. Capisci? Non è una questione di biaccheria, è una questione da un lato di non avere il tempo fisico per riflettere alla realtà del mondo, perché c'è questa ondata di bollette, di pagamenti, di incertezze, di ma cosa farò fra 3-4 anni, ma insomma i miei figli che mondo troveranno, c'è tutta questa giungla di disagio crescente che impedisce alle persone, le stordisce, impedisce loro di accorgersi che non stanno neanche più passeggiando, ma che corrono anche quando è domenica, capisci? E allora le persone, c'è una possibilità molto importante. Io invito le persone a guardare i bambini di 4 anni, qualsiasi bambino di 4 anni, e vedranno il capolavoro che loro sono stati. E dal quale capolavoro questo tipo di società ha potuto solo trarre dei simulacri, ma lo ha profanato in modo totale in quanto capolavoro. Se l'essere umano potesse crescere come cresce un pino o un abete, sentendo tutte le istruzioni del proprio seme, della propria interiorità, noi avremmo per le strade dei capolavori ambulanti, ognuno avrebbe la sua visione del mondo e il mondo sarebbe ricco di infinite interpretazioni e questo sarebbe profondamente commovente. Io auguro veramente che questa umanità inciampi in un sentimento di libertà e lo esiga. Lo esiga come un affamato è giusto che esiga di mangiare, come un assetato è giusto che esiga di bere.